Ciao, bentornato o benvenuto sul Pensiero Non Lineare. Sono la dottoressa Di Ma, psicologa clinica, e sono molto lieta di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio alla scoperta della psicologia. Lo so che fa ancora molto caldo e ancora una volta non ti parlerò di quei grandi temi anche un po' noiosi della psicologia, ma voglio parlarti di un fenomeno molto interessante. Ti è mai capitato, prima di uscire, di dire: oh mio Dio, oggi non sono assolutamente carina? Oggi sono brutto, sicuramente noteranno che non sono molto in forma, non sono attraente, i miei capelli sono orribili e così via. Bene, la psicologia ha studiato questo fenomeno e che prende il nome di effetto spotlight o effetto riflettore. Nel 2000 un'equipe di psicologi sociali, dove c'era Medwick, Gilovich e Stanisky, decise di condurre proprio questo studio. Fu chiesto a degli studenti universitari che erano giunti in facoltà di andare in bagno e cambiarsi, insomma, di indossare una giacca piuttosto vistosa. Il 50% degli studenti era fermamente convinto che i colleghi universitari avrebbero notato questa giacca piuttosto appunto vistosa e sicuramente avrebbero fatto una brutta figura. Ebbene, soltanto il 23% notò in realtà questa giacca così eccentrica. Successivamente nel 2010 Lawson decise di ripetere lo studio, però apportando una piccola piccola differenza. Fu chiesto sempre a degli studenti, povere cavie, di indossare una maglietta bizzarra, ma dov'era la differenza? Si trattava di studenti che facevano parte di un gruppo di studio, quindi dovevano lasciare un attimo il gruppo, andare in bagno e cambiare la maglietta. Il 40% degli studenti era convinto che i propri colleghi, insomma, stavano studiando insieme, avrebbero notato questa maglietta diversa, no? Mi sembra giusto. Soltanto il 10% notò questo cambio d'abbigliamento. Questo effetto, quindi l'effetto spotlight, come dice il nome, consiste nel fatto che noi pensiamo di vivere come perennemente con un riflettore puntato addosso, quindi tutti sono attenti a come siamo vestiti, se siamo in forma, se siamo truccati bene e così via. Questo fenomeno può essere esteso anche alle emozioni. In sostanza viviamo un'illusione di trasparenza, siamo convinti ad esempio che se siamo felici, siamo allegri, tutti dal nostro volto magari capiranno e vedranno quanto siamo felici oppure quanto siamo tristi e così via. In realtà la maggior parte delle persone non è così tanto attenta all'altro e direi che forse anche i casi di cronaca, se ci pensiamo, ce ne danno in realtà una triste purtroppo prova. Quindi in realtà se un interruttore può sempre essere acceso, può anche essere sempre spento. Non siamo il centro di tutto necessariamente. Bene, anche per oggi questo piccolo piccolo approfondimento è giunto al termine. Se ci sono curiosità, feedback o interagire con me, sarò ben lieta di risponderti. Puoi seguire il nostro canale YouTube, puoi seguire i nostri podcast oppure puoi seguire anche il nostro blog che trovi alla pagina www.pensieronnonlineare.com. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Se vuoi insomma appunto interagire, te lo ripeto, il nostro canale, insomma casa nostra è sempre aperta, quindi ci sono insomma possibilità di ogni tipo. Ti lascio con il motto del nostro canale che finisce bene quel che comincia male. Ti invito a sorridere, ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao!